Ciao a tutti ragazzi, poracci, poracci, come va? Ciao Shadred, Gabri, grandissimo Lord, Poru Burino, ovviamente, ovviamente. Non mi volevo spoilerare Galaxy 2, ma do più importanza ai live del Poro, grande Kuro. Ciao, ciao Fibietto, ciao a tutti quanti ragazzi, spero... Ah, aspetta che... Sposto un pochino... Do... Aiuto... Ho provato a rifare un po' il layout qua su Twitch, ma chiaramente non ha funzionato. Spero si veda un minimo, il mio computer sta morendo. Ciao, ciao a tutti quanti ragazzi, come va? Come sta procedendo questa domenica? Qua fa caldissimo. Ma non ci fermeremo e porteremo avanti Super Mario Galaxy 2, che io inizio a aver paura di non fare in tempo a finirlo. Anzi, probabilmente non ci riuscirò mai, però ci proviamo. Nella prima live eravamo arrivati a finire il primo mondo e direi di oggi di quantomeno iniziare e finire il secondo. Mi passino dei controlli. Ok. Mi cuffio. Allora. Poro let's play. No, questo qua è un impegno che ho preso. Intanto sta impazzendo il sistema di puntamento. Se faccio un mondo al giorno ce la dovrei fare. Comunque avete notato che gli iscritti al canale hanno Poronetta come... come immagine, come stemma del canale, siete fieri? Gabri, qua i mod già ce li ho, grazie, grazie mille. Uno spam in continuo di Poronetta, così posso cambiare le icone e magari togliere Poronetta e mettere qualcos'altro. Qua tutto a posto ragazzi, a parte il caldo e la stanchezza, neanche di domenica ci riposiamo. Galassia incastro. Poronetta ci sta. Però la cambio così, la lascio come immagine di stemma. E siccome ci stanno soltanto due slot per le emoticon riservate agli iscritti, ne metto un'altra. Poronetta è super sexy. Segreto del puzzle. Lo puzzle. Sta finendo pure 64, ma no, no, aspetta, aspetta la collection. Federata. Uno. Purtroppo non ho avuto tempo di settare per bene il puntatore. Quindi continuerò ad avere un po' di problemi con la perdita ogni tanto della traccia. Però sti cavoli, come si suol dire. Ok. Chiudiamo tutti. Tra l'altro oggi ho scritto un articolo per RBI, domani lo consegno, dove parlo dell'importanza dei vari Super Mario presenti all'interno della 3D All Stars Collection. Tema indimenticabile. No! Come ho fatto a fallire? Potevo correre? No. Forse devo sbloccare qualcosa. Ci ho fallito così. Più bella è indubbiamente quella dell'albero gigante del mondo 3 Change My Mind. Arriviamoci. Bella sta canzone, però mi ha fottuto, ragazzi. Nappo. Prendi monete, qui c'è il sfavillotto delle monete. Ok, le prenderò ragazzi. Yeah.
Effettivamente ci stanno parecchie monete, eh. Eccolo infatti. 70 monete? Non ce l'abbiamo. Ok. Farmiamo un po' di monete. Ragazzi, se avete domande da fare, taggatemi, perché sennò non vi leggerò mai. E scusate se non vi rispondo subito, ma sono assorbito dal gameplay. Mancano 3 monete, no! Arrivare alle 70. Dopo un po' la voce la bassa. Ottima segnalazione, grazie mille. Ora dovrebbe essere, ditemi se va bene più o meno. No, ho bisogno di altre 3 monete. Cassiarola, ragazzi. No, che fail. Non posso fare nulla. Cespugli magari. No. Ti prego, 3 monete. No. Sfighissima. Va bene. Il completista che è me un pochino piange, però è andata così. All'ultimo. Proseguiamo. Sfighissima. Ce n'erano alcune ma non le ho prese. Eccole. Ormai è andata così, ragazzi. Oh, shit. Va bene, quello mi sa in uffo. No, preferisco morire. Però la voglio prendere. Siamo finiti nel buco nero. Tanto abbiamo appena fatto il checkpoint. Però com'è? No! Come posso sbrigarmi per prendere questa? Bisogna essere molto più rapidi! Yes! Ce l'abbiamo fatta! Ho dovuto fare lo speedrunner praticamente. Ora che succede? Ok, fino a qua ci siamo. Aiuto. No, ho usato troppo. Tutt'altro che semplice, questa sezione. Porca miseria. Ho paura. No. Vedendo come giochi mi metto a ridere alcune volte. Quando annunceranno Bayonetta 3 porterà live uno dei primi 2 capitoli. Sì? No, devo riprendere anche quella. Porca miseria. Beh, Bayonetta è una figata. Ok. Ci siamo. Bayonetta, allora, l'1 l'ho giocato all'epoca su Xbox. Il 2
l'ho finito su Wii U, in realtà. No, anzi no, l'ho giocato su Switch, con la riedizione. Comunque è difficilissimo questo gioco, ragazzi. Chi è? Benvenuto, aspetta, Mr. Bank. Benvenuto nella galassia Poraccia. Ah! Ce l'abbiamo fatta, vai così. Ti prego, un checkpoint, perfetto. Mario una vita in più e la prendo. Benvenuto anche a Christian Nozzo. Non leggo nulla. One up, siamo a corti di vita. Ciao Paro, bellissima questa serie. Perfetta per l'imminente arrivo della 3D Collection. Esatto, ragazzi. Se Nintendo non ci dà Galaxy 2, ce lo prendiamo di prepotenza. Per 3D All Stars in cui... No, non, quella cosa del DLC non ci credo, ragazzi. A questo punto penso lo venderanno come prodotto standalone. Se avete domande però taggatemi, sennò è facile che io non legga. Grande Dago, come va? Oh, bisogna fare il puzzle. E faremo il puzzle. Ok. Stai facendo il puzzle? Bravo. Cheat. Ah, abbiamo summonato il boss. Boss, per modo di dire. Però abbiamo triggerato anche il boss. Perfetto. No! Oh, di Shadow. In corsa. E abbiamo la stella. Vai così. Allora, la parte con le seghe era difficilissima. Questa con il boss è stata molto più semplice. Se metto la porocamera e il mio poro sembra strano a pensare che è arte per me. Beh. No, 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 è arte, è arte. Non ho mai finito Zelda Twilight Princess. Che dici, lo riprendo? Allora, Twilight Princess è uno dei capitoli che apprezzo di meno. Però sì, dai, va giocato. Il problema è che Okami probabilmente è molto più bello. Però non dovrei dirlo. Parlando di 1UP, qual è la farm più semplice tra tutti i Mario? Bah, non lo so. Così mi cogli un po' la sprovvista. Bella Michele, non so come altro chiamarti. Ti stai preparando per la 3D All Stars? Questa è una delle preparazioni, ragazzi. Poi pensavo addirittura di fare un video al giorno, uno su Super Mario 64, uno su Sunshine, uno su Galaxy, però in realtà non ho tempo. Avrei voluto fare degli approfondimenti. Però vi parlerò sicuramente in un video che andrà o domani o dopodomani di questa, che è la All Stars che hanno tirato fuori per il 25esimo anniversario. Sarà interessante poi fare il confronto. Giochi da emulatore oppure su console? Allora, sono su Wii U. La Galaxy 2 è bellissimo. Sono su Wii U, che è retrocompatibile con la Wii. Quindi è tutto hardware ufficiale, gioco originale, è là in fondo, però vi garantisco che ce l'ho. È la Real Experience in non in Full HD. Un let's play quanto più fedele possibile all'esperienza originale. Questa è la mappa dei mondi. Con il potere della mega stella possiamo attraversare lo spazio e il tempo e possiamo viaggiare da un mondo all'altro. Sei pronto per lanciarti nuovamente nello spazio? Il timone nelle tue mani. Comandante. Poi hai qualcosa in digitale? Beh sì, su Switch ho tantissimi giochi in digitale. Indie per lo più, indie. Allora, rapide sospese oppure bocce di rocce. Bocce di rocce mi fa ridere, andiamo qua. Per quale motivo ci sono moltissime persone a cui non è piaciuto Legend of Zelda Skyward Sword? È un bel gioco per me. Beh, diciamo ha dei problemi strutturali non da poco, eh.
c'è tutto il lab, diciamo, che è abbastanza vuoto, è un po' spoglio e comunque risente un po' di ormai una struttura di gioco abbastanza collaudata, però allo stesso tempo Rollo Dillo, sarà il nostro avversario, allo stesso tempo un po' stantia. E poi soprattutto c'era il grandissimo problema dei motion control, che erano frustranti, erano eccessivi. Sì, eccessivi forse è il termine più corretto. Il tiro delle bombe, esatto. Però, diciamo, secondo me è un capitolo che va riscoperto. E se riescono magari a non rendere, cioè a portarlo, migliorandolo un pochino, magari mettendo il motion control semplicemente come opzionale, potrebbe essere riscoperto. Lo riscoprirei con grande piacere. Squadra il telecomando Wii per travolgere i tuoi nemici. Yes. E questa è la trasformazione in Goron, praticamente. Spacchiamo tutto, come al solito. Che delusione che nella 3D Collection non ci sia praticamente nulla che la possa definire la collezione SIG. Spero almeno in un libretto è più poraccia la versione del 25esimo. Esatto, quello per me è un grandissimo punto di demerito. Forse è la cosa che mi fa più male di come è stata gestita l'operazione. Veramente mi sarei aspettato un altro tipo di cura per una collection così importante ed epocale. Alla fine, certo, sono sempre i giochi a parlare, a fare da padrona, da padroni, però dai, alla fine è una cosa limitata per collezionisti, si potevano sforzare un pochino di più. Strike! No! Oddio. Facciamo strike, eh? Yes! Tre strike di fila? Si possono fare? No, ok. Checkpoint! Vai, per ora tutto abbastanza easy. Come ho fatto a prendere? No, ho perso il power up. Ho detto tutto easy, ho perso il power up. Ok. Ritroviamo Mario Roccia, che potrà salvarci. Eccolo là. Buono, abbiamo recuperato anche energia persa. Un po' di arroganza. Aiuto. Spacchiamo tutto, come al solito. Vi sparo. Oh, abbiamo liberato il passaggio. Comunque il gameplay fatto dai due tipi di Nintendo America ieri ha mostrato un Sunshine Galaxy veramente molto belli da vedere rimasterizzati. Ho visto brevemente il video, peccato che abbiano mostrato pochissimo, però sì, in HD fanno la loro porca figura, ragazzi, eh. Non male veramente. Nice. Sono super in hype, non so voi. Mario Dodge. Fa anche il mondo extra. Guardate, ragazzi, l'obiettivo è finirlo. Però se poi avanza tempo cerchiamo di completarlo il più possibile. Dipende anche se vi divertite, se vi piace, se vale la pena continuare. Ma dai, insomma, tante cose mi dovete dire anche voi. Allora,
alla fine i Goomba sono i nemici più temibili di questo gioco. C'è una Toadette. La Toadette ancora non era canon. Facciamo strike. Vediamo se sarò fortunato. Guardateci la vita. Ho preso tutti i Goomba, ma che cacchio. Che sfiga. Ho visto ora il post e questo weekend continuo Paper Mario Color Splash. Ah, bellissimo, bellissimo. Io ragazzi, non mi sembra vero, ma sto per finire Origami King. Lunghissimo, lunghissimo, interminabile proprio. No, no, no. No, mi ha tolto il power up. Abbiamo un problema. Ridateci il power up di Mario Roccia. Anzi, di Mario Doccia. Che noi dobbiamo spaccare tutto. C'è altro da spaccare? Vediamo, vediamo. Paura che abbia il Todd. Abbiamo tirato una mazzata significativa. Ci prendiamo un po' di energia, dai, sì. Anche perché c'è un boss probabilmente. Cristian Ozzo, allora, comunque io ho due opinioni sulla remaster meglio del remake. Una positiva e una negativa. Uno, ribadisco che Super Mario 64 con le mod in HD fa schifo perché non mi piace il design dell'HD 64 e preferisco l'originale. Due, i remake sono costruttivi anche se sono brutti per capire sbagli e errori ed imparare qualcosa di nuovo per prendere spunto per una futura grafica come è successo per Crash, spero. Spero ti sia piaciuto per Crash, spero ti sia piaciuta la mia opinione. Sì, sono d'accordo. Secondo me, cioè, non è da condannare in assoluto l'idea di un remake, però va fatta bene. E in questa collection, sinceramente, non c'è spazio per un remake. Cioè, se devono fare il remake di Super Mario 64, va bene, però fatelo dando spazio solo a quello. Cioè, deve essere fatto bene, non deve essere una cosa buttata lì tanto per. No, Origami non al 100%, no. Ragazzi, no, anche qua un po' di cose le lascio indietro perché abbiamo pochissimo tempo. Andiamo verso il boss. Abbiamo pochissimo tempo, dobbiamo finirlo, eh. Dobbiamo finire un gioco prima dell'arrivo della 3D All Stars. Origami al 100%? No. So che ci vuole poco, non ci vuole tantissimo. Però non sono un let's player abbastanza performante per potermelo permettere. Primo strike. Ora si incacchia. Un suono piacevolissimo. Dai, basta. Grazie. E due. Prendo le Astro Schegge per non triggerarvi. Almeno ci provo. Oh! Infamissimo questo saltino che ha fatto, eh. Sto per vomitare, ragazzi. E yes, perfect.
La remaster di Mario 64 DS andava benissimo, sì, però sarebbe stato praticamente un altro gioco. E secondo me ci avrebbero dovuto lavorare sopra molto di più. E Nintendo a volte è molto pigra, ragazzi. Io scherzo. No, no, ma lo so, mi triggererebbe anche a me, vedere uno che gioca così un po' a cazzo di cane. A caso, scusate. Però devo unire un po'. Tra l'altro, ragazzi, cioè, questa qua, ufficialmente, è la mia prima esperienza da Let's Player. Quindi perdonatemi anche se non sono proprio il massimo dell'intrattenimento. Però, diciamo, giocare e parlare allo stesso tempo e leggervi allo stesso tempo non è semplicissimo. E spero di migliorare sempre di più, tra l'altro. Più che altro, cambierei un attimo. Benvenuto a Copybook 24. Benvenuto tra i poracci. Abbasserei un po' la luminosità. Aspettate, eh. Perché vedo che di nuovo sto esplodendo. Configura il video. Ora riprendiamo subito, eh. Se no sembra che sto tipo... Logic. Ok. Più umano così. Sì, dai. Poi se diventa troppo scuro me lo dite, eh. Allora, che si dice? Vorrei sapere una cosa. Cosa ne pensi della Wii U? Secondo me non è proprio un flop assoluto, ho solo quella console. Però ho un monte di giochi che mi stanno divertendo un casino, come Rayman Legends, Super Mario 3D World e altri giochi. Se non l'avessi capito, sono tipo da platform soprattutto. Mi piacerebbe sentire la tua opinione. Purtroppo la Wii U è stata una console sfortunata perché Nintendo non è stata in grado di promuoverla nel modo corretto e non è stato in grado di far capire al pubblico quali erano le potenzialità della console. Ha venduto pochissimo, le terze parti non hanno praticamente sviluppato da subito sulla console ed è stata un disastro a livello commerciale. Aveva delle grandissime potenzialità. La line-up di titoli first party era eccellente, tanto che Nintendo, che non è stupida, ha pensato bene di riproporla tutta quanta su Switch. Però come console, cioè, i dati parlano chiaro, non ha venduta, è stato un fallimento e la Nintendo ha anche smesso di supportarla molto molto presto rispetto al suo ciclo vitale, che è un peccato. Però diciamo sta vivendo una seconda giovinezza all'interno della Wii. Ha dei difetti strutturali però che non mi piacciono per niente, come il fatto che il paddone non veniva venduto separatamente, e il sistema operativo è lentissimo, c'ha delle cose molto fastidiose. E sembra che pure Nintendo non sapesse bene cosa farci con questa console, è un peccato. Grandi potenzialità sfruttate male. Rapide sospese. Per la collection di Zelda tengo sempre le dita incrociate perché non si sa mai. Ma ci sarà sicuramente, ragazzi. Però pure là in passato già abbiamo avuto una collection di Zelda. Su GameCube, però. Troppo scuro? Sono troppo scuro, ragazzi. Ciao Max TDG, benvenuto. Oh mio Dio, questo livello. Allora aspettate che risetto un attimo. Risetto un attimo la telecamera, mi tolgo un po' di scurezza in volto. Proprietà. Cosa ho fatto qua? Ho spento lo schermo. Ok, dovremmo esserci. Ciao a tutti quanti. Ok, vedi bene, ho messo un po' più di luminosità. Oh, addentriamoci in questo livello. Comunque ragazzi, vi ripeto, cioè, la Wii U è una console Nintendo. Comunque non si discute. Però poteva essere gestita molto meglio. Telecamera bloccata. Un livello con Yoshi, bene bene. Si mangia, come si suol dire, eh?
In fretta, sai. Oh no. Queste cose le odio. Le odio, non le so fare. Aiuto. Prepariamoci a morire tantissimo, ragazzi. Se non avessero fatto dei remake al posto dei remastered, avrebbero tolto lavoro inutilmente al nuovo gioco di Mario che secondo me annunceranno dopo il 31 marzo. Sai che non lo so? No, non devo saltare. Oh, oh. Vabbè, però ho preso il super monetone, che è... Benvenuto a Nicco Pirata. Oh, ragazzi, ci avviciniamo ai 1000... Ci avviciniamo ai 1000 sub, qua su Twitch. Grandissimo traguardo. Ah! Beh, comodo. Posso continuare qua. Vabbè, se non altro non c'è il rischio di morte ogni 3 secondi, quindi è buono. Solo l'analogico del Nunchuck è veramente la cosa più scomoda del mondo per questo genere di platforming. Però sapete che voglio fare? Voglio provare una cosa. No, 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 dall'altra! Yoshi, dall'altra. Che mi combini, Yoshi? Niente. Vabbè, lascio perdere, ragazzi. No, vi appallo con la mia frustrazione, che non è buona cosa. Comunque, chiaramente c'è qualcos'altro da prendere là sopra. Ma faremo finta niente. No! Lo devo fare. Ok. Questo mi ha fatto ridere. Precisissimo. Knock knock. Anzi, knock knock. Benvenuto. Almost 1000 poracci. Oh, quasi inizia a morire, eh. No, non devo saltare. No! Vabbè. Ho sbagliato. Volevo fare un salto di quelli seduti, ma in realtà sono andato via da Yoshi. Chi c'è? Chi c'è? Stupido sexy Yoshi. Giustamente salgo su Yoshi e la gente inizia ad arrivare facendo il sub. Ok. Concentrati, eh. Anzi, la meriamo pure perché... Gli ho dato una retrolinguata. Vai, vai, Yoshi, Yoshi, più veloce, più veloce, più veloce, più veloce. Ok. Ma cosa c'era? Shit. Oh, sì! Time out. È stato bello crederci. Abbiamo perso pure Yoshi. Eccolo, ritorna. Ho paura. Buono, buono. Ah, il tizio delle monete. Ce n'ho 10. No. Non ce l'ho, non ce l'ho. Sto failando malissimo su questa cosa delle monete. Che si dice? Ciao a tutti, ciao ai nuovi arrivati. Fuori 97. Mi avete preso in un momento molto difficile.
Comunque io mi volevo rilassare, invece Galaxy 2 è tipo il gioco più difficile di Mario 3D, però vabbè. No! No! Ho missato la cometa, sono tristissimo. Gol! Vittoria. Mi dice: we were unable to request your song. Please ask the broadcaster to make sure the Streamlabs recent events. Sarola. La devo settare. Scusa, ma su. Con le live sono abbastanza un disastro. Avevo iniziato a settare la song request. Fammi vedere se ci riesco magari al volo. Dov'è Nightbot? Ok. No. No, non so, sinceramente non so come si fa. La chat non si vede. Ciao Nick e benvenuto a, non leggo il tuo nome, Gapidega, benvenuto. Guardate, per la song request devo vedere un attimo come funziona. Vi prometto che per la prossima live sarò operativa. Dai 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 che si procede, qui servono. Ma benvenuti a tutti quanti ragazzi, nuovi follower. Ok, se non altro Nightbot funziona. Da paura. Ok, qua servono 700 cose, ma non ce l'abbiamo. Volo nella giungla o baia stellare? Volo nella giungla e singola, dai. Visto che siamo in tema Nintendo, cosa ne pensate di un remake di Zelda Minish Cap su Switch? Sarebbe un sogno. Però andrebbe bene anche, non per forza un remake, anche un porting. Insomma, insomma, benvenuto. Dai ragazzi, ci stiamo avvicinando ai 1000, sono felicissimo. Ai 1000 sub qua su Twitch. Vi ricordo che se avete Prime vi potete iscrivere gratuitamente al canale e avrete ufficialmente lo stemma di Poronetta, oltre a due emoticon bellissime, e in più non vedrete la pubblicità, che è sempre un plus da nulla, e mi renderete leggermente meno poraccio, che è una cosa da non sottovalutare assolutamente. Alla pinta non è bravo a volare, ed è anche timido, timido. Con te ce la farà, riuscirà anche a portarti con sé e a farti volare con lui. Dai, 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 ti insegnerò a volare. Fai un volo con alla pinta, vai. Vola! Ecco come si vola. Oh, cazzarola. Io odio motion control. Sinistra, dalla posizione di base, inclina verso sinistra e telecomando, inclina. Che incubo, ragazzi. Verso l'alto. Foresta, hai vinto, vinto, ma non sarà facile. Ma è come Mirko e Marco che ripeto l'ultima parola. Miglior tempo, no? Oddio, ragazzi, che anzi. No, niente picchiata. Non c'è bisogno. Ah! Vabbè, vabbè, più o meno. Oh, finis. Prendiamo one up. Ma come posso riprendere quota? È impossibile.
Ok, non so cosa sto facendo, non so dove sto andando. Grazie a Dio Nintendo non fa più giochi col motion control. Pure nuovo record, ragazzi. Big up per Poro. Mai più questo livello, mai più. Ce lo teniamo buono così, non so come ho fatto. Questo è veramente il degno rappresentante dell'era buia dei videogiochi, dove dovevano inserire a tutti i costi il motion control. Ma di tutti i giochi di Mario, ne in collezione al momento no, mi manca parecchia roba. Anche perché per un periodo della mia vita ho venduto tutto quello che avevo. Un livello del genere su Switch, beh, non deve essere comodissimo. Fai prima a lanciare la Switch, mamma mia. Ok. Ragazzi, pro player, poro player, poro player, veramente. Quello in Mario Galaxy 1 dove ti trovai in una pista con l'acqua, non ricordo il nome del mondo. Ah, non ricordo neanche io. Ragazzi, tra l'altro, i due Galaxy io li ho giocati all'epoca e basta. Quindi sono passati per uno 10 anni e per l'altro 13. Quindi per me è come scoprire dei titoli nuovi. Mistero delle cascate gemelle. Grande, grande Lamon22, grazie mille, grazie mille. Per me è un onore quando vi subate, anzi si dice subare, non lo so. Quando vi abbonate al canale, per me è un aiuto fondamentale, grazie mille. Spero che questo gameplay vi piaccia e proseguiamo. Uccidiamo questo pinguino, che se lo merita. Ehi là, sono tutti intenti a migliorare le loro abilità di nuoto in questo momento. Allora proviamoci anche noi. Come funziona? Raccontateci. Premi A per nuotare. Ok. Per immergerci così. Premi Z. E già l'avevamo capito da soli. Poi che si dice? Ok. Siamo arrivati, grazie mille. E va bene, eravamo arrivati anche qua. Bellissime musiche. Super tuffo inutile. Però va bene così. Allora. Sei proprio per l'esame. Sapete che in Baia Stellare trovate tutti i pinguini che i giocatori hanno battuto? Sì, esatto, è tipo il camposanto dei pinguini. No, voglio prendere qua sul lato. No, non fare questo. In modo da speedare. Ah, se prendiamo le monete in teoria dovrebbe tornare l'aria. Sì. Spieghiamo questo Bastard House. Ok. Altra monetina per continuare la nostra gita acquatica. Però qua andiamo a sbattere. Ok. Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Là c'è una stella.
Facciamoci un volo, va. Di quante monete hai bisogno? 9. 15 monete, neanche troppo. Possiamo recuperarle, ragazzi. Ce la possiamo fare. Ad esempio. Però è molto più facile nuotare con la tartaruga, eh? C'è da dire questo. Solo 3 monete, mancano all'appello. Vediamo se magari sfruttando questo jump abbiamo una visuale un pochino più chiara di dove trovare altri coin. Eccoli là. Ma come ci arriviamo? No, abbiamo bisogno della tartarugona. Ragazzi, ovviamente se volete farmi le domande taggatemi, se no non leggerò mai. Ecco, soldi, 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 così possiamo far trasformare lo sfavillotto. Sperando che questi pesci smack non abusino del povero Mario. Benvenuto a Ragnarok. Sono cieco, sono vecchio e cieco. Madonna, io comunque gli alieni acquatici sono sempre quelli che odio di più in assoluto. Dateci la tartaruga assolutamente. Che nel 90% dei casi diventa tutto più lento, macchinoso e... Aiuto, quella fa poco. È difficile da controllare. Ok, bastava scuotere il Wiimote. Facciamo trasformare questo Luma. Ecco le domande. Premi il pulsante rosso. Grande sua mini torre. Ora vado, ora vado. Grazie al fiore di ghiaccio. Gioco di Mario Kart. Di Mario con le host migliori. Grande Nabot, bentornato. Sono affezionatissimo a Sunshine. Cioè il tema estivo che mi piace troppo, ragazzi. Però probabilmente il primo Galaxy spacca di brutto. Qual è il tuo gioco preferito in Mario 3D All Stars? Beh, penso il Galaxy è il più bello. Quello a cui sono più affezionato è Sunshine. C'è un pulsante rosso enorme su una torre che congela tutto. Premi. Ah, ok, 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 ok. Vabbè, ormai... Yes! Facciamoci una pattinata. E andiamoci a prendere le 3 monetine che tanto volevamo prima. Ok. Eppure le vaste di questo gioco sono incredibili, eh? Però forse Sunshine ha quelle a cui sono più affezionato. Let's go. Oh no! Quanto le odio queste cose, dal primo... Questi sono l'incubo del mio primo Galaxy. Ovviamente avranno reso tutto ancora più difficile. Con rischio di morte ogni 3 secondi. Proviamo a fare il giro. Woohoo!
Riblocchiamo tutto, va. Oh. Che rischio. Ah, però posso pattinare. Ok, riblocco tutto. Vado a pattinare. Odio questo coniglio con tutto me stesso. Yes! Secondo te perché non hanno messo Mario Galaxy 2 in Mario 3D All Stars? Potrebbe essere spazio della cartuccia? Secondo me no, ragazzi, ci stavo riflettendo l'altro giorno. Non mi ricordo a chi l'ho detto. In caso scusate se mi ripeto. Ma per me è successo questo. Siccome la 3D All Stars ha avuto un sacco di ritardi, doveva uscire tipo aprile o comunque a inizio del... nella prima metà del 2020. Poi con la pandemia c'è stato tutto questo casino assurdo, eccetera, eccetera. Cosa hanno fatto? Hanno avuto problemi durante lo sviluppo, l'hanno fatta uscire in fretta e in furia per farla uscire entro il 2020. E siccome adattare i sistemi di controllo di Galaxy 2 era parecchio complicato e gli stava dando dei problemi, hanno preferito toglierlo. Per magari rivenderlo separatamente in un secondo momento a prezzo pieno. Ciao al Poro, sono un tuo grande fan, grande Barbananni, benvenuto. Ogni giorno lavoro per mettere da parte i soldi per abbonarmi in Twitch e a sostenerti. Beh, ti capisco, non sei l'unico. Sto facendo la pasta, è un sugo da usare, consigli. Ti consiglio di fare la pasta al tonno. Come consiglia Bello Figo Go. Avviare un nuovo servizio postale e la mia prima lettera è per te. Caro Mario, in questo momento mi trovo in un posto remoto, ma il solo pensiero di vederti presto mi fa star bene. Ah, allego un regalino alla lettera. Mi auguro che possa esserti utile. Peach. Grande Peach. Grande. Dacci questo fungo one up. Thank you. Pinoli e pomodoro. Ah, questa addirittura ne aveva 3 di stelle. E io ho preso l'ultima. Qui servono 16 stelle. Ne abbiamo 13. Ok, quindi dobbiamo fare un po' di farming. Una sub. Quale Galaxy ti piace di più? Non saprei. Forse l'uno è più innovativo, ma anche il 2 spacca. Come fa Peach a spedire una lettera nella posta nello spazio? Non lo so. Ci avrà i suoi trucchetti, quella vecchia furbona. Soprattutto come fa a spedire una lettera se è rapita da quel cattivone di BB Bowser? No. Dateci la tartaruga che ci salva. Ricongeliamo tutto, direi. E andiamo a risolvere il mistero delle cascate gemelle. Non mi faceva wall jump. Un attimo, mi ero... No!
Yeah! Che cosa gli è Mario? Mario, ma cosa dici? Yeah! Il mistero misterioso delle cascate gemelle risolto! Easy, GG, easy. Poro, se Mario 64 in inglese ci metterei una vita a finirlo, vero? No, ma perché? Ragazzi, Mario 64 ha due scritte praticamente. Non c'è nulla da capire. E si fa rapire apposta perché vuole le sue attenzioni. Cose da donne. Probabile, probabile. Lieto di congelarti. Ma se sott'acqua c'era qualcuno e viene congelata, che succede? Aspettano là, aspettano là. In silenzio. Però c'è un'altra stella da prendere in questa galassia, ragazzi, eh. Cerchiamola. Spedizione nella grotta della Baia. Ok. Oh no, uno di quei livelli super difficili. Where is my grotta? Voglio uscire. Questo piccolo è intrappolato, per questo sono tutti in cerca della chiave. E cerchiamo questa chiave, ragazzi. Comunque bisogna farmare assolutamente. Ah, è già tutto congelato, perfetto, perfetto. Entriamo nello tubo. Ed ecco la grotta sederata. Un livello simile 2D è sempre benvenuto. Vediamo quanto ci farà sclerare. No. Ma per ora è abbastanza easy. Però ogni volta che lo dico poi succede tutto. Non mi voglio subito immergere. Aspettiamo un attimo. Piroetta su interruttore. Segniamo, segniamo. Farmiamo anche le monete che abbiamo capito essere molto importanti. Oh, non l'avevo visto. Sono cieco. Ma ci rifacciamo subito. Questo mi ricorda un po' qualche livello di Crash, di quelli super super difficili. Piroetta sull'interruttore. Apriamo la porta. Scendiamo giù. Questo mi ricorda tantissimo Crash. Veloce. Ok. No. Per fare il completista mi sono fatto attaccare da queste anguille super cattive. Ah! Speedrunner. Ok. Ah, è finita la grotta, no? Ora inizia la parte difficile, mi sa. E questa invece mi ricorda Donkey Kong. I livelli sott'acqua di Donkey Kong Country. Mamma mia, quanti ricordi. Rischio! Rischio assurdo.
Ok. Non so se avete notato come ho sparato senza pietà a quel povero Goomba. La cui unica colpa era quella di volare dove non doveva volare. Oh cacchiarola. Pensavo di spostarmi in automatico invece. La musica rilassante è in leggero contrasto con quello che sto facendo in questo momento. Ci ho provato. E ce l'abbiamo fatta! Sì, vai così. Altra stella. Viva la libertà! Bellissimo messaggio da parte di questo sfavillotto. Che si dice, Captain Todd? Poverino. E mo' andiamo a prendere, tranquillo, tranquillo. E gli allora non è finita però, attenzione. C'è un'altra zona che sembra abbastanza problematica. Ok. Non sono sicuro di aver capito. Yes. Yes. Benvenuto, benvenuto, ora ti saluto per bene. Qui serve una chiave, eh? Anzi, no. Foriamo. Dang. Addirittura. Meno entusiasmo, ragazzi. Allora, Zeldiano, ora ti leggo, eh. Aspettate, devo risolvere prima questa cosetta. Devo riuscire a bucare. Preso One Up. Questo già l'ho fatto. Questo. Secondo i miei calcoli. Però è prai di tutti. Bang bang. Aiuto, mi sta impazzendo. Il sistema di puntamento. Fatemi andare dall'altra parte. No, lisciata di pochissimo, dai. Maledizione. Vabbè, diciamo che più o meno. Allora, forse devo uccidere questi robbi. Oddio, è impazzito.
Yes. Ce l'abbiamo fatta. Giochiamo qua. Che succede? Abbiamo veramente sommerso tutto l'ecosistema di questo pianeta. Siamo dei criminali. Vabbè, è andata così. Yes. Che si dice? Ammazza tutti, por. Devo uccidere tutti. No, bisogna uccidere quello giusto. Poro, ma secondo te la 3D All Stars avrà Galaxy 2 in futuro in versione deluxe? Secondo me no. Trapanali. L'unica cosa che non mi convince di Galaxy 2 sono i combattimenti con Bowser. Sul primo Galaxy sono molto meglio. Posso dire che preferisco di gran lunga una remaster di Mario 64 piuttosto che un remake? Un remake avrebbe rovinato troppo quel film nostalgico che ha. No, ma come dicevo prima, o gli si dà... Tra l'altro, benvenuti a Chrono Super. Scusate, se no mi dimentico. È un tipo a caso nel mondo. Benvenuti. Cioè, il remake può avere senso, però secondo me deve essere un'operazione dedicata e ragionata bene. È rischiosissima, è pericolosissima. All'interno della collection non ci sta. Come distrugge una società. Ragazzi, mi sento una merda. Sono una scimmia bighellona. Galassia nuvola batuffa. Oh no, la scimmia non la odio. Baba! Io col pinguino non ci voglio parlare, ragazzi. Sono anti-pinguino. Quindi, in realtà ci manca ancora una stella. Qui ce n'è una segreta. Anche nella galassia incastro. No, possiamo tornare indietro. E andare, come suggerito dalla scimmia. Allora, proviamo questa della nuvola batuffolo. Dai, ci proviamo. Vediamo. Guarda, Ollare de Foxy, ti sei perso che è qualche ora di gioco. In realtà questo qua è il secondo episodio e stiamo facendo il secondo mondo. Siamo quasi alla fine del secondo mondo. Sfida di salti. Marco No, troppo difficile. Marco Citricheco. Marco Citricheco? Non lo so, non so leggere. Benvenuto comunque, ti voglio bene lo stesso, anche se non so leggere il tuo nome. Sono la scimmia bighellona. Conosco tutti i giochi dell'universo e mi annoio, perciò ho creato un gioco tutto mio. Le regole sono semplici: elimina i nemici e raccogli monete finché non avrai 10.000 iscritti su YouTube. Se batti il mio record che ammonta a 10.000 iscritti su YouTube, ti darò una super stella. Allora giochi. Sì, va bene. Devo totalizzare 10.000 iscritti. Ovviamente va a tempo. No. Ho già morto. L'ho fatto prendere dalla fretta. Ok. Come sto andando? Malissimo. Perfetto. Come piace a me. Oh, mi hanno killato così. Bisogna ragionarsi a questo livello, no? Anche perché è chiaro che vanno fatte più combo possibili per massimizzare la morte. Thank you.
No. No. Vai, ce l'ho andati vicino, eh. Mi sono ripreso alla fine. Devi fare le combo saltando su Goomba. Dai, alla fine c'ero quasi riuscito. Ah, perdo una vita addirittura. Madonna, che crudeltà. Cioè, ho fatto niente più punti adesso di quanti ne ho fatti prima in mezz'ora, però vabbè. Buono così, buono così. Toccato Massi da tutte le parti. Scusate, ha studiato male però, c'è da dire questo. Ma dovremmo essere abbastanza tranquilli in questa run. Ci sono questi maledetti Goomba. Decidessero a morire. Ok, si gioca tutto nelle ultime combo. Come ho fatto a farmi male? Ma dai. No! No! Devo fare le combo, le combo, le combo! Yes! Vittoria, ragazzi! Oh! Addirittura superato di 1000 il record. Ciao a tutti. Hai perso di nuovo? No. Ti ho sorpreso, ce l'ho fatta. È che era troppo facile. Cioè sarebbe stato poco. Sarebbe stato anticlimatico vincere con 30 secondi d'anticipo. Ho preferito mantenere un po' di suspense fino all'ultimo. Tutto a posto? Tutto bene, ragazzi, spero anche per voi tutto quanto ok. Comunque io mi sono perso, non ho capito, ma Zeldiano ha regalato un abbonamento, numero uno proprio. Sono Marco, comunque, mio caro poro, quello YouTube con la chiave inglese. Ah, grande, la gnocca, non mi ricordo, grandissimo, numero uno. Ragazzi, vi ricordo, ora che ho letto il tuo nome, ho visto lo stemma di Prime, che se volete e avete Prime, vi potete abbonare gratuitamente al canale e mi date un sostegno enorme e in più vi si tolgono le pubblicità. E avete lo stemma poi di Poronetta accanto al nome, che è la cosa veramente top. Oh, è molto figa la cosa che l'hub centrale continua a espandersi ogni volta con nuove feature. Oh, finalmente. Madonna, le cose abbiamo lasciato indietro parecchie, eh? Però adesso possiamo andare al mondo 2. Ah, possiamo anche pagare i nostri debiti con la società. Fatte sta mangiata. Mi stavo sprecando in realtà. Ho rischiato di sprecarle in modo stupidissimo. Benvenuto Gusenbass, che è quasi Gusenbump, però manca qualche lettera. Mi accetti la richiesta di amicizia qui su Twitch? Sì, appena chiudo tutto va bene. Abbiamo sbloccato un nuovo livello, una nuova galassia. E babista allora.
È carinissimo e ciccionissimo soprattutto. Questo qua è un gioco, ragazzi, pieno di personaggi obesi. Non so se avete notato, questo tema. Eden Alveare. Oh. Va fatta, va fatta. Lì c'è un segreto wall jump. Ok. Allora, Galaxy 2, ragazzi, l'ho giocato tantissimo tempo fa, 10 anni fa, e non mi ricordo assolutamente nulla. Quindi è come se fosse una blind run. Cioè, ho dei ricordi confusissimi con il primo Mario Galaxy e basta. Ed è per questo che sono super emozionato per la collection, perché anche Galaxy 1 sarà praticamente una blind run. Visto quanto tempo è passato dalla prima volta in cui l'ho giocato. Cosa mi sto perdendo qua? Qui c'è la stella bonus. E la posso prendere anche solo con il wall jump? Pronto. Una domanda veloce, secondo te hanno fatto una scemenza a mettere i salvataggi automatici su Mario Galaxy 2 e non sul primo? No, non credo. No. Devi trasformarti se non sbaglio. Ok, allora andiamo a prendere. Power up. Benvenuto a Fedecava 07. Ma non c'eri già? Oh, Mario Ape è bellissimo. Mario Ape è uno dei più cute da vedere, ragazzi. No. Ma piove. This is not good. Ok. Ragazzi, vi ripeto, perdonatemi se confondo i vostri nomi, ma sono abbastanza rimbambito. Sono meno efficiente del mio Wiimote che si perde ogni 3 secondi il sistema di puntamento. Comunque sì, ragazzi, in questo gioco sono tutti ciccioni. Ma com'è possibile? Pure Mario vabbè, è ciccionissimo. Persi per sempre. Forever Gun. Riposiamoci. Ok, checkpoint. Meritatissimo checkpoint. Sotto abbiamo dei buchi neri, che non è mai una buona cosa. No. Mi sono fatto un po' una stupidaggine. Oh,
Ora vi saluto tutti quanti, ragazzi. Dai che ci avviciniamo a 1000 sub qua su Twitch. Grandissimo traguardo. Siete il mio orgoglio. Veri poracci. Questo invece mi ricorda Jungle Beat. Chi l'ha giocato Jungle Beat, ragazzi? Altro platform assurdo dell'era Wii. E no, Dio, GameCube, detto una cacchiata. E che poi l'hanno fatto anche con i controlli rivisti. Rischio. Giustamente è una galassia cicciona, quindi tutti provano a mangiarti. Non potrebbe essere altrimenti. Anche le piattaforme hanno fame. Musica fantastica. Penso sia una delle galassie più colorate di sempre questa. Oh. Aiuto. Aiuto. Yes. Ce l'abbiamo fatta. Allora, Fabio Fiamma, benvenuto. Benvenuto anche a Tommy Biasi. Poracci veri, grandi. Che si dice, ragazzi? Taggatemi se avete delle domande dirette. Scusate se non ho risposto prima, ma non so fare due cose insieme. E me ne vanto. È facile completare Sunshine al 100%. Sunshine mi ricordo di averlo completato al 100%, ma anche là blindrun, perché io l'ho finito su GameCube, ragazzi. Regno di lava di Bowser. Dai, ci avviciniamo alla fine di questo secondo mondo. Oh, Mustachios, smetti di dare fastidio agli utenti. Mustachios, banna Mustachios, per favore. Dove acquisti retro game? Allora, ragazzi, ci sono due o tre negozietti da cui mi rifornisco spesso. Uno è Game Evolution Sasso, che ha una pagina su Facebook che bisogna seguire sempre con molta attenzione, perché chi prima arriva meglio alloggia. Poi c'è un negozio che non ha proprio prezzi super competitivi, ma c'ha dei giochi da paura, che è retrogamingshop.it, che vi straconsiglio. Altrimenti o andate nei gruppi, nei mercatini su Facebook oppure eBay. Però mi raccomando, ragazzi, sempre massima attenzione alle truffe e alle repro. Va di gravità. Cosa fa? Che si dice da queste parti? Buono. Musica epica. Primo checkpoint, vai così. No! Mario, placati! Ok. Che paura, sì, abbastanza. Chi è? Che calcione, ragazzi!
farmiamo un po' di Astro Schedge. Io non vedo l'ora che mi arrivi la collection. Ah, ragazzi, tra l'altro, se ancora non l'avete preordinata, dovrebbe esserci un nuovo comando con scritto pre-order, punto esclamativo pre-order, e ci sono tutti i link per acquistare sia la collection che il Game & Watch, che mi sa anche Hyrule. Dovrei aver preparato link fatti per bene. Però non so se funziona, sinceramente. No! Che toppata l'ho presa. Tutto per prendere delle cacchie di Astro Schegge inutili, vabbè. Ho perso le tre. Le tre energie additional. Twomp, 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 twomp. Mamma mia, al millimetro. No! Mi sono fatto prendere dalla fretta, peccato. Sederata cosmica. Bello. E veniamo risucchiati dalla gravità della prossima sezione. Allora, qualcosa mi dice che non devo toccare la scia che lasciano questi mostri. Infatti non è che è una scia, stanno proprio divorando il terreno. E infatti qualcosa mi diceva bene. No, pre-order non funziona. Ma perché non funziona? Ah no, funziona. Perfetto. Buono, abbiamo una nuova one up. Ma la telecamera deve essere per forza così, eh? Ok. Ti prego, telecamera, aggiustati qua. Blocchi che si muovono. Ah no, blocchi che si espandono, perfetto. E si ritraggono oltre che espandersi. Cool. Questo mi ricorda uno degli ultimi livelli di Odyssey. Attenzione all'estate, ma cosa faranno mai quest'estate? Ho provato il calcio di lato. Oddio! È così, come on! Altro checkpoint e altra sederata astrale. Che però rompe solo uno di tre. Miss. Voglio dire, questo... No. Bisogna essere precisi, eh. Due su tre. E tre su tre. Beh, così. Facciamoci risucchiare anche da quest'altro buco nero. Ti sto un attimo clippando, ok, ragazzi. La mia nubaggine mi state clippando. È la fine del secondo mondo. È la prima volta che incontro Bowser. Arrogantissimo. Gigantesco. Ma guardati, continua a saltellare di qua e di là su quel pianetino come una pulce. Ora potrai testare di persona tutto il mio potere. Ti stenderò come una pizza spaziale. Gah. Cappy. Poro fight. Thank you.
Ok. Sembra abbastanza facile come pattern. Vediamo soltanto se i suoi attacchi diventeranno sempre più difficili da schivare. L'importante è non ricadere nella zona della sua ombra. Ora si triggerà un pochino di più e vediamo che succede, se i pattern rimarranno sempre lì. Aiuto! Aiuto! Ok, preso. Questo è molto più difficile, ragazzi, eh. Attenzione, perché è super super rapido. Mi spaventa soprattutto... Esatto, questo. Non so come ho fatto a evitarlo, però l'importante è esserci riusciti. Ora evitiamo anche Ugazzottone. Yes! Già fatto? Questo è veramente un cartone animato, questa cosa. L'abbiamo rimpicciolito. Ora è dimensioni standard. Troppo forte Poro, sì, sono un campione. Sappi una cosa, mentre noi siamo qua a divertirci, il mio mega piano si sta attuando. Mi spiace per te, caro Mario. Benvenuto, Alza 6. Ho letto bene? No. Aliza. Anche perché se leggo un nome bene alla prima botta non sarebbe da me. Finirai Mario Galaxy 2 in un live? No, ragazzi. Continueremo anche domani, sempre alle 2:30. E faremo un mondo alla volta. Con appuntamenti pomeridiani fino all'uscita della collection. Dovremmo farcela. Mario Galaxy 2 non c'è, noi ce lo preferiamo. Messaggio visibile solo tramite app immuni, bellissimo. Eccoci, il varco spazio-temporale per il secondo mondo. GG a voi, grande Rox, poronetta Rox. Vorresti fare una chiamata con me su Discord? No, Gabriel. Non ne vedo il motivo. E quella persona anteccata sia con quel tipaccio. Non possiamo starcene qui seduti a guardare. Dobbiamo fare qualcosa. Andiamo avanti, comandante. Ciao, Elonotte. Ragazzi, vedo un sacco di simboli di Prime. Vi ricordo che se volete supportare il canale, vi potete abbonare gratuitamente. Diventerete dei real poracci. E soprattutto mi darete un contributo fondamentale nel supportare il canale. Dagli, eh. Siamo arrivati al terzo mondo. Sempre più ciccioni. Sembra che più avanti il percorso si divida. Non chiedere a me quale scegliere. D'altronde sei tu il comandante. Recuperi la stella segreta. Guardate, allora, adesso l'intenzione è quella di andare il più avanti possibile. Poi se avanzerà a tempo prima dell'uscita della 3D All Stars Collection, a quel punto torneremo indietro a farmare anche le stelle segrete. Dipende anche da voi se vi state divertendo, eccetera, eccetera. E se vorrete altri episodi. C'è rimasto tempo di fare qualche altra stellina? Mario, un'altra stellina? La vogliamo fare? Qui quante ne servono? 28, ne abbiamo 18, porca miseria. Potete votare. Allora faccio partire io una votazione di un minuto. Datemi un attimo. Benvenuto, ora ti saluto. Aspetta. Lore Penna, benvenuto.
Allora, avete un minuto, anzi no, dai, 2 minuti per votare se andare nella galassia Sequoia o nella galassia Molino. Dove siete? Ora vi recupero. Allora, 60 euro non sono assolutamente pochi, ragazzi, ed è uno di quei oggettini che perderà praticamente. Cioè, è proprio un soprammobile, quindi. Cioè, se ve lo comprate solo per collezionismo, questo è chiaro. Sta a voi. È un'idea carina, però insomma non è che. Quante ore ci vorrei passare sopra? Capito? Intendo quello più che altro. Votate ragazzi, c'è una poll per decidere quale sarà la prossima e ultima galassia da visitare oggi in live. Se quel Game Watch sarà l'unico modo per giocare il primo Mario Bros. Ma in realtà ormai. Si può giocare ovunque, pure sulle calcolatrici, quindi. Mi dirai è l'unico modo per giocare a bolla, praticamente. A meno che non recuperi un vecchio Game Watch. Allora, quanti follower siamo arrivati qua su Twitch? Vediamo, vediamo. Sono curioso. Ragazzi. Entro la fine della prossima settimana. Entro la fine di Super Mario Galaxy 2 voglio essere arrivato a 1000, eh. Ha vinto Sequoia. E andiamo. Allora, grandissimo Barbone Joe, che infatti ci stavo pensando. Boh, in realtà c'è anche su una collection, sulla Game Watch Gallery, giusto? Gallery, esatto, uscita su Game Boy. Però pure là, insomma, non è semplicissima da recuperare in modo official. Tra l'altro mi ricordo che Rox, non so se c'è ancora in chat, aveva per Game Boy, non so se la prima o la seconda Gallery, ma non mi ricordo assolutamente che giochi c'erano. Ci giocavamo da piccoli. Oh, Yoshi! Ci mangiamo tutto. One up, vai così. Oh, ah! Lo Yoshi pallone, bellissimo. Però prima voglio fare un'altra cosa. Questo è geniale, ragazzi. Anche qua è Yoshi ciccione. Vabbè, dai, però stavolta andava bene. Mi fa troppo ridere. Che si dice da queste parti? Oh no, quanto mi piace questo gioco. È proprio l'avventura. La libertà di movimento.
Muori, Goomba! Che recuperone. In extremis proprio, eh? E ora? E ora che succede? Come mi salvo? Vabbè. Ok. No! Che risio clamoroso. Questa però intanto ce la prendiamo. Ok, bisogna riandare là. E ci siamo, vai così. Libertà, volo, avventura. Checkpoint, soprattutto. Che non guasta mai. Questa non l'ho capita. Più o meno. Non so se era proprio quello il metodo corretto per andare avanti. E ci siamo, vai così. Come mai hai Poro come soprannome? L'ho detto un sacco di volte. Oh, sta anche laggando. Super Ciccioni Galaxy 2, esatto. Sto laggando tanto, ragazzi, eh? Spero di no. E lo dirò di nuovo quando raggiungeremo i 1000 qua su Twitch. Precursore di New Super Mario Bros, esatto. La cosa bella dei vari Mario è che comunque ognuno porta sia avanti la tradizione dei predecessori, ma in più incorpora degli elementi che vengono sia dal passato, ma che poi ritorneranno nel futuro ricontestualizzati in modo molto intelligente. Altre bocche da sfamare. Viva, viva il grasso, viva, viva i ciccioni e viva il ciocco di Rubik. Bellissimo nome, benvenuto tra i poracci. Meno 40 ai 1000 follower, ai 1000 sub qua su Twitch. Grandi ragazzi. Sveglia con i personaggi di Mario che si muovono nel Game & Watch mi fa davvero impazzire, ma troppo. Peccato che non posso comprarlo, altrimenti avrei preso e preordinato subito. Comunque vi farò un bel unboxing appena... appena mi arriverà, io l'ho preordinato. Non mi pare ci sia lag, ok no, è perché mi stava dando un errore... Un errore Twitch. Ultima stella, ragazzi, andiamo nella galassia Molino, vediamo che succede e poi ci salutiamo. Vi ricordo, per chi ha Amazon Prime,
se vi abbonate al canale è gratuito. Power Pingu, benvenuto. E togliete le pubblicità e mi date soprattutto un supporto enorme. E in più potrete flexare l'icona di Poronetta accanto al vostro nome, che è un po' l'invidia di tutta quanta Twitch Italia. Confermate, no? Testa fra le nuvole, galassia del mulino. Yes! Se Mario mi ritorna il puntatore. Bluff. Allora, praticamente con questo power up si possono costruire delle piattaforme a forma di nuvola. Se ne hanno tre per cappello. E basta effettuare una rotazione, uno spin, una piroetta. Però mi sa, ora muoio. Ok, un detour assolutamente rischioso, che non si sa perché l'ho fatto. Che amo il brivido, probabilmente. Comunque sto diventando un pro di Galaxy 2. Sono partito che proprio non... Benvenuto a Iridio 353. Benvenuto tra i poracci. Spero di aver letto bene il tuo nome. In caso non vi offendete, vi ricordo che non so leggere. Oh, giù dalla mia nuvola, stupido Goomba. Farmiamo coin. Oh. L'intenzione era quella di farmare coin, purtroppo. Spacco! Yes! Si vola! Si spacca tutto! No, devo prendere più coin, lo sapevo. Non ce li ho, non ce li ho. Sono sempre povero. Poro Michele! Non ha mai abbastanza monete, sarà un caso? Non credo. Potrei aver sprecato una nuvola. Comunque mi sembra un... Ah, qua si possono prendere monete però, attenzione. Dicevo, mi sembra un ognomo della Loager con questo cappello. Che mi fa venire molta fame. Stupido gioco per ciccioni. Giustamente, avevo la possibilità di creare altre nuvole. No. È finita così, peccato. Ho perso tutto, non ho più nulla. Ringraziamo questo simpatico esserino. E benvenuto a Smash Corrin. Qualcosa mi dice che ti piace Smash. Tac. E ora dove devo andare? Ok. Ok.
Non è che abbia funzionato proprio benissimo questa idea. Non ti sei perso niente, guarda. Io che ho perso tutto per me. Si procede. Sezione 2D. Chiodo da solo, mi stavo grattando. Stupidi motion control, quanto non li sopporto. Vai, 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 veloce, 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 veloce. Bravo. Non sono sicuro di aver ben capito quello che devo fare. No, scivolata. Ok, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Yes! Come on! El Poro, a proposito di Smash, so che lo porti spesso. Esatto. Io anche adoro Smash. Mi devastereste perché io gioco da Switch Lite, ma in casa posso giocare ovunque. Certo, certo, certo. Guarda, martedì sera ci sarà una serata a tema Smash. Tra l'altro, domani sera invece dovrei essere ospite di un canale di due ragazzi che mi intervisteranno e vi invito tutti quanti a venire. Poi vi lascerò nel community post l'indirizzo corretto, perché parlerò di me e di come un po' della mia avventura su YouTube, ma anche diciamo nel mondo dei videogiochi con EveryEye eccetera eccetera. Quindi potrebbe essere un'occasione molto interessante per scoprire un po' di lore dietro alla mia persona. E sarà una chiacchierata intervista molto chill. Boh, pensato potesse essere una bella occasione. Comunque, martedì sera invece ci sarà la finale di un torneo Smash organizzato con i ragazzi del server Discord. E niente. Ciao Mischeto. Io direi, ragazzi, per oggi abbiamo già fatto abbastanza. Con Mario Galaxy ci fermiamo. Io vado a lavorare per voi, mettendo in produzione altri video. Mischeto, guarda, lo porterò ogni giorno dalle 2:30 in poi. Quindi qua ci trovi, abbiamo fatto i primi due mondi e conto di finirlo prima dell'arrivo della 3D All Stars Collection, quindi studiato tutto a puntino. Ma ho fatto giusto i primi livelli, così c'era ancora un po' di tempo per arrivare a 2 ore di live più o meno, adesso ci siamo. Niente vocal per il momento, ragazzi. Lo so, purtroppo. Comunque, Mischeto, dalle 2:30 ogni giorno. Se domani andremo avanti col terzo mondo e lo finiremo, dovremmo fare in tempo, insomma. Un video sulla possibile collection di Ninja Gaiden. Beh, non lo so, non lo so. Però sarebbe interessante fare un video sulle collection in generale di Nintendo, no? Quando c'è stata quella di Zelda.
l'All Stars di Mario, eccetera, eccetera. Ci sono in realtà un po' di esempi che hanno interessato il passato della grande N. Non litigate, non litigate. E quindi dai. Che dire? Ah, e tra l'altro, una cosa interessante, questa live la ricaricherò sul canale Poro Plays, che è un canale che piano piano farò partire, dove appunto metterò le live e i gameplay in generale. Quindi se ve le siete perse o le volete recuperare, le potrete vedere su YouTube. Ora vi lascio l'indirizzo del canale, vediamo se lo trovo. Oddio, ma è pieno di canali che si chiamano Poro Plays. Cazzarola. Vediamo. Poro Plays. Comunque vi lascerò poi il link corretto. Dovrebbe essere questo, poi vi lascerò lo short link. Intanto iscrivetevi a questo canale e qua ricaricherò le live che vi siete persi, ok? Quindi queste 2 ore le vedrete là. Senza che vado poi a inondare il canale principale con queste live, che non mi sembra opportuno. Il sabato invece mi troverete sempre in live su YouTube. E niente, ragazzi, dai, che piano piano anche la programmazione delle live sta prendendo piede. Mi fa super piacere che siamo stati sempre una trentina, a volte 40. Bene, bene, sono numeri importanti per dei gameplay del genere. E a questo punto.